si è svolto a Paola presso l'Auditorium Sant'Agostino, un convegno sul PON Inclusione, un progetto fortemente voluto dal dottor Antonio Logatto, assessore ai servizi sociali della città di Paola, comune capofila del lato sociale numero 2 Paola Cetraro. Un evento che ha rappresentato l'occasione per raccontare le esperienze maturate nelle fasi di implementazione dell'attività progettuale rientranti nel PON e dove sono stati resi noti i risultati raggiunti sul territorio in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone. Un proficuo incontro tra i diversi attori sui punti di forza e di debolezza delle azioni espletate. Il discorso che Paola è capofila non può che responsabilizzarci ancora di più, però apre intanto l'argomento su una questione più generalizzata, nel senso noi dovremmo provare a salvarci come territorio. L'idea dell'ambito nasce con queste peculiarità. Il comune capofila sì, ma fino a un certo punto, anche perché poi le esigenze strategiche, le domande di un territorio sono pressoché alle nostre latitudini uguali. La gente ha bisogno di risposte. Il Ministero e la Regione Calabria ci mette nelle mani le condizioni di poter dare le risposte. È chiaro che noi dobbiamo essere capaci a programmare, ad avere una visione, ad avere un'idea di come poter dare risposte e soprattutto rendicontare, che è sostanzialmente il vero problema. Se non c'è rendicontazione non c'è erogazione di fondi e quindi di servizi. La questione sociale alle nostre realtà è più complicata di quanto si possa pensare. Chi fa il sindaco sa che quotidianamente si imbatte sulle esigenze di un territorio soprattutto provato da periodi di pandemia. È vero che noi siamo tra virgolette abituati a vivere nelle difficoltà, ma la mancanza di risposte non fa ancora di più che accentuare le distanze tra una risposta non data al nord e una risposta non data al sud. Quindi la cosa che io la cosa sulla quale io spingo soprattutto con i miei assessori, con la mia struttura, non tanto di rivendicare il ruolo del comune capofila, ma di collaborare, perché l'ambito deve essere inteso proprio nell'idea della strategia finalizzata alla crescita più generale del territorio e non esclusivamente alla città che io amministro o chiunque altro amministra. Io penso che la sinergia, il gruppo, l'insieme, proprio per far sì che queste risposte, in qualche modo difficile anche da dare, siano appunto più accessibili e rendono la vita meno complicata da chi è più sfortunato di noi. La nostra amministrazione, come credo di interpretare anche il pensiero degli altri amministratori dei comuni del nostro territorio, che saremo sempre vicine a quelle famiglie bisognose, con le varie problematiche a 360 gradi, alle famiglie più abbienti, perché già il nostro territorio è stato un pochino messo da parte e se non rispondiamo, voglio dire, dando un aiuto, una mano a questa famiglia già fragile, a quei pazienti già fragili, non abbiamo concluso nulla. E il nostro obiettivo è quello proprio di carpire questi finanziamenti e questi progetti come questo PON che è terminato oggi. Parlo di progetti molto importanti per l'aiuto a quelle famiglie, per i bambini autistici, per il fondo povertà, dell'Alzheimer, tante problematiche che secondo me, se riusciamo a lavorare insieme, ripeto, con i sindaci di tutto il comprensorio, insieme saremo una forza e daremo risposte al nostro territorio. Il nostro dipartimento è un dipartimento multidisciplinare che si occupa della società nella sua complessità a tutto campo, quindi ci occupiamo di diritto, di economia, di sociologia, e di storia e di tante altre cose. Nel dipartimento c'è una scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche che ha organizzato in questo ambito una scuola di formazione per gli operatori del PON, in particolare assistenti sociali, sociologi e operatori a vario titolo che si occupano appunto di inclusione sociale. Allora, sicuramente oggi ho partecipato con grande piacere a questa pregevole iniziativa relativa al progetto PON Inclusione. Ho accolto l'invito da parte dell'assessore al ramo con delega alle politiche sociali dell'assessore Antonio Logatto e devo dire che ho appreso e seguito con grande interesse i lavori portati avanti dall'ambito dei comuni, che vede il comune di Paola ente capofila in questo
interessante progetto che mette al centro e che è ovviamente incentrato nell'esclusivo interesse dei cittadini. E io credo che sia priorità della politica, delle istituzioni, mettere al centro la questione sociale, quindi ci sarà sicuramente grande attenzione. Sicuramente quello raggiunto oggi dai comuni dell'ambito è un risultato importantissimo, un primo grandissimo risultato, ma c'è ancora tantissimo da fare e da parte nostra non mancherà l'attenzione nei confronti di coloro che hanno bisogno, che devono essere tutelati, le persone più fragili, le persone meno abbienti, perché, ripeto, bisogna mettere al centro delle politiche le politiche sociali e abbiamo il dovere, ecco, appunto, di tutelare queste persone e rendere dei servizi utili di contrasto alla povertà.